Oh, benvenuti e bentornati al Sense of Journey. Ora, non so se siete mai stati gasati e davvero contenti di andare a vedere un luogo in cui non eravate mai stati prima. Ma non sto parlando di un posto qualunque, o tantomeno di una destinazione super mega turistica e conosciuta da più di metà della popolazione mondiale. No! Mi sto ovviamente riferendo ad una città nord italiana che si differisce da altre grandi metropoli europee per via della divisione in città alta e bassa che la caratterizza. Inoltre, le mura che dividono in due la meta di questo nostro viaggio rientrano da qualche anno, a questa parte, tra i patrimoni UNESCO dell'umanità. Insomma, nonostante io non abbia mai più di tanto considerato l'esistenza di un posto del genere, quest'oggi sono molto entusiasta di andare a camminare per le vie della città alta e bassa di Bergamo, anche se, come vedrete, potrei lasciarvi col fiato un po' sospeso, mostrandovi questa città boccone dopo boccone, per non farvi perdere subito l'appetito, dato che il bello deve ancora arrivare. Insomma, credetemi, qui al Sense of Journey vedrete Bergamo come non l'avete mai vista prima. Buona visione! Tuttavia, come ben saprete, prima di arrivare a destinazione e prima che la vera e propria avventura cominci, c'è sempre un inizio, ovvero l'avvicinamento alla meta presa in considerazione, che in questo caso è proprio Bergamo. Purtroppo però, questa fase iniziale ha richiesto più o meno un'oretta di viaggio, perché non abitando vicino a Bergamo, ci vuole un po' di tempo per raggiungere questa città in automobile. Eh sì, alla fine non ho potuto più resistere e vi ho svelato la destinazione segreta di questo video. Però, mi raccomando, iscrivetevi al canale e piuttosto di dimenticarvi di questo contenuto, attivate le notifiche per non perdervi il seguito di questo episodio. Considerate che ho registrato un bel mazzetto di clip per questa avventura. Alla fine abbiamo anche trovato parcheggio e dovevamo solamente aspettare che una macchina uscisse dalla struttura sotterranea per poter parcheggiare comodamente la nostra. Ma il seguito di questo viaggio lo vedrete presto, sempre qui al Sense of Journey.